e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per giocare, divertirsi, ma soprattutto guadagnare con i segni X. Preciso, non è un metodo che mi indicherà quale partita finirà con un pareggio, ma è un metodo che potrà portarci a vincere qualcosa. Purtroppo il pareggio è un risultato del tutto casuale e non possiamo basarci su nulla. Potete verificarlo voi stessi analizzando le varie partite che sono terminate con un pareggio. Per questo i bookmakers quotano i segni X intorno al valore 3 e supera la quota 4 quando c'è una favorita. Lo stesso discorso vale per i primi tempi. L'unico metodo per poter giocare con i segni X è quello di utilizzare un buon sistema di recupero in progressione. In questa tabella ho riportato gli importi per i nostri recuperi in 13 tentativi, cercando di mantenere gli importi più bassi possibili. Adesso vi descrivo dettagliatamente la tabella. Nella prima colonna ho riportato il numero dei tentativi, nella seconda colonna gli importi che andrò a giocare, nella terza colonna una quota di calcolo della partita, nella quarta colonna l'incasso eventuale che andrò ad ottenere in base alla quota 3, nella quinta colonna ho riportato l'importo totale che andrò a perdere in base al numero dei tentativi e nell'ultima colonna ho riportato l'eventuale guadagno in caso di vincita. In pratica, su un X quotato a 3, al mio primo tentativo gioco 2 per incassare 6 euro e guadagnare 4 euro. Nel caso perdo, perderò in totale 2 euro. Al secondo tentativo giocherò 2 euro. In caso di vincita incasserò 6 euro per un guadagno di 2 euro. Nel caso andrò a perdere anche al secondo tentativo, perderò 4 euro. Al terzo tentativo giocherò 3 euro per un incasso di 9 euro. In caso di vincita otterrò un guadagno di 2 euro. Nel caso perdo il terzo tentativo, perderò in totale 7 euro. Al quarto tentativo giocherò 4 euro. In caso di vincita incasserò 12 euro per un guadagno di 1 euro. In caso di perdita perderò 11 euro. Questi naturalmente sono i valori del quinto tentativo, questi sono i valori del sesto tentativo. Però direte voi, io vado a rischiare di perdere 26 euro per poi alla fine guadagnare 1 euro. In realtà non è così, perché tutta questa tabella di calcolo è stata creata su una quota fissa, su una quota a 3. Sappiamo benissimo che questa quota non è fissa per tutte le partite. Ci sono partite dove la quota dell'X quota, non so, 3.10, 3.20, 3.30, può quotare 3.50, 3.70 o quando c'è una favorita abbastanza più evidente può superare anche il valore 4. Nel caso ci troveremo a giocare una partita, per esempio all'ottavo tentativo, con una quota di palinsesto a 3,50, dunque 3,50, all'ottavo tentativo noi andremo a giocare 21 euro, dunque per 21 euro noi non otterremo in caso di vincita un incasso di 63, ma otterremo uguale 73,50 euro, meno 61 euro noi in pratica guadagneremo 12,50 euro. In questa tabella il guadagno è ricavato calcolando gli importi su una quota a 3, dunque non avremo mai questi guadagni minimi perché le quote solitamente sono più alte.
Potete giocare squadre di qualsiasi campionato, ma il consiglio che posso darvi è quello di scommettere su una squadra di metà classifica. Se per caso siamo ad inizio campionato, vi consiglio di scommettere su una squadra che nel campionato precedente si è posizionata a metà classifica ed ha totalizzato più pareggi. Se noi per esempio siamo a inizio campionato di Serie A e vogliamo andare a vedere la classifica del campionato precedente, innanzitutto andiamo su diretta.it, poi andiamo per esempio su Serie A. Qui abbiamo la voce archivio, dunque dopo aver cliccato su Serie A andiamo alla voce archivio, clicchiamo su archivio, qui apparirà un elenco dei vincitori dei campionati, degli scudetti dei campionati precedenti. Nel campionato dello scorso anno 2017-2018 clicchiamo ed avremo l'ultima giornata del campionato con la relativa classifica. 38 partite giocate, sono 20 squadre, 38 partite giocate. Qui avremo praticamente una squadra di metà classifica. Abbiamo qua il Torino che ha totalizzato 15 pareggi. Vi consiglierei di iniziare con il Torino in questo caso, e poi ogni volta che chiudiamo un recupero possiamo cambiare squadra e sceglierne una sempre di metà classifica che non pareggia da almeno 3 partite. A questo punto non dovete fare altro che giocare l'importo corrispondente al numero del tentativo e vi auguro un buon divertimento. Se questo video vi sia piaciuto, potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace o condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!